Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan di mele. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mele sbucciate e tagliate a pezzetti, olio di semi di girasole, uova, zucchero semolato, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, cannella in polvere, sale e pasta di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 6. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed azionare il bimby per 20 secondi a velocità 5. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere lo zucchero e le uova ed azionare il bimby per 6 minuti 37 gradi velocità 4. Aggiungere le mele ed azionare il bimby per un minuto a velocità 4. Aggiungere la farina, il lievito, la pasta di limone o la scorza grattugiata del limone, la cannella, il sale ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Trasferire in uno stampo da 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 175 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di servire. Pan di mele. Grazie e alla prossima ricetta!